stessa colonna anche quest'anno il Polo Liceale Mattioli ricorda Davide Centofanti nell'anniversario del terremoto dell'Aquila, uno studente di questa scuola che purtroppo ha perso la vita in quella tragica notte e che però la sua scuola ha continuato a ricordare sin dall'anno successivo. E la palestra è stata intitolata a lui, come si vede anche dal murales che ha alle sue spalle, e anche oggi i ragazzi lo ricordano attraverso lo sport, che era una cosa che lui amava. E quali sono le emozioni di questa giornata? E sono molto emozionata, soprattutto nel minuto di silenzio. Sapere che c'era la madre tra il pubblico mi ha commossa. E Davide amava la pallavolo e quindi è con la pallavolo che lo ricordiamo e che spero lo ricorderemo anche negli anni a venire. E, che dire, la pallavolo maschile non è così conosciuta e quindi è un modo per ricordare e onorare la memoria di Davide. Una giornata dalle tante emozioni, proprio nel segno della memoria, che come ha detto anche all'inizio della partita, è quella che poi fa continuare ad amare le persone anche quando non ci sono più. Ed è il caso di Davide, che i suoi tanti amici, i suoi familiari, tutte le persone che l'hanno conosciuto ricordano sempre con affetto. Sì. Non esiste separazione se c'è il ricordo. Agli studenti di oggi che non l'hanno conosciuto, che comunque 9 anni fa, ma erano ancora un po' piccoli, hanno ricordi sbiaditi, cosa raccontate per ricordare quello che è successo, ricordare questo loro compagno di scuola? Io spero che l'anno prossimo si possa fare veramente una cosa capillare in tutte le classi, non parlare tanto, basta un minuto per ricordare questo ragazzo che era anche tornato a scuola e c'è una poesia fatta dalla sua prof di italiano che ricorda il fatto che lui era venuto pieno di sogni, pieno di speranze e poco dopo queste speranze si sono infrante.